Siamo pronti con il nostro giornale, grazie naturalmente per essere con noi. E, come di consueto, la prassi vuole che ci vediamo prima la sigla, poi i titoli e ci inoltriamo nel percorso che abbiamo disegnato e speriamo vi piaccia. A tra poco. Accolto il ricorso del difensore di Tiziana Mirabelli, dichiara nullo il giudizio immediato, restituisce le carte dell'inchiesta al pubblico ministero. La Commissione regionale anti-'ndrangheta ha approvato la proposta di legge dell'imprenditore De Masi che prevede la premialità e il sostegno agli imprenditori che si oppongono alla 'ndrangheta. Grande commozione a Catanzaro per il saluto del procuratore Nicola Gratteri che lascia la Calabria dopo aver guidato la DDA per 7 anni. Adesso lo spetta la procura di Napoli, la più grande d'Europa. Ci sarebbero delle difficoltà nella tratta Tarsia-Praia Mare, per cui non è escluso che si debba procedere all'individuazione di un nuovo percorso. Ispira l'area elettorale a Corigliano Rossano, partiti e movimenti preparano la stagione più delicata, i primi a muoversi i partiti del centrodestra con Fratelli d'Italia in testa. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi, per averci preferito. Beh, la notizia è di pochi minuti fa, l'abbiamo inserita in scaletta e abbiamo deciso di aprire con questo perché è stato dichiarato nullo praticamente il giudizio immediato nei confronti di Tiziana Mirabelli, la donna accusata di aver ucciso Giuffrè proprio a Cosenza un po' di mesi fa. Tutto da rifare perché gli atti sono stati di nuovo inviati al pubblico ministero, vanno riformulati, evidentemente c'era un vizio di forma, ma vediamo il pezzo, poi approfondiamo. È stato dichiarato nullo il giudizio immediato nei confronti di Tiziana Mirabelli dalla Corte d'Assise di Cosenza nell'ambito del procedimento per la morte di Rocco Gioffrè, il 75enne cosentino, ucciso a coltellate e ritrovato pochi giorni dopo. La Presidente Paola Lucente ha dunque restituito gli atti al pubblico ministero perché, così come sollevato dal legale della donna accusata dell'omicidio dell'anziano vicino di casa, essendosi poi costituita il 19 febbraio 2023 dai carabinieri di Cosenza, gli interrogatori non hanno avuto ad oggetto tutti i fatti di reato perché svolti sull'iniziale contestazione. Dunque mancherebbero le aggravanti di cui la donna è stata accusata in seguito, mentre lei ha sempre sostenuto di aver agito per legittima difesa. Nel fascicolo ancora avanzato illegale mancherebbe del materiale utile nel procedimento a carico dell'imputata. All'udienza che si è svolta nel Tribunale di Cosenza erano presenti anche le figlie della vittima che, lo ricordiamo, abitava nello stabile di via Monte Grappa dove è stato poi ucciso con oltre 21 coltellate. Bene, allora vanno riformulate le accuse e questa in estrema sintesi il pezzo che avete visto. Arcangelo Badolati è collegato con me. Arcangelo, proviamo un attimo a spiegare che cosa è accaduto stamattina. Buon pomeriggio dalla Gazzetta del Sud. È un problema tecnico, cioè alla Mirabelli, Tiziana Mirabelli ha ucciso Rocco Gioffrè in una palazzina di via Montegrappa a Cosenza, lo ha ammazzato con 41 coltellate, poi ha tenuto nascosto in casa il cadavere dell'uomo per 6 giorni e poi si è costituita. Inizialmente le era stato contestato l'omicidio volontario semplice, poi a seguito delle indagini condotte, quindi l'acquisizione dei video, delle camere di videosorveglianza installate nell'appartamento dell'uomo, tracce di sangue vicino alla cassaforte della casa dell'uomo, la scomparsa di 1.800 euro che erano nella disponibilità di Gioffrè, hanno indotto la procura a contestare l'omicidio aggravato dalla rapina e quindi nella fase susseguente all'arresto della donna, la conferma da parte del Tribunale della Libertà del provvedimento restrittivo, la procura chiuse le indagini, raccolta anche gli elementi tanatologici che venivano dalla perizia, ha chiuso le indagini con giudizio immediato, contestando questo nuovo capo di imputazione, cioè omicidio aggravato da scopo di rapina.
Qual è stato il problema? Che dopo l'emissione del decreto, la richiesta di giudizio immediato e il decreto emesso dal GIP, so che è un fatto tecnico, ma ve lo sto spiegando con parole semplici, la Procura non ha reinterrogato la Mirabelli, quindi avrebbe dovuto, per norma, insomma, per orientamento giurisprudenziale, risentirla una volta che le era stato contestato non più l'omicidio volontario semplice, ma l'omicidio aggravato da rapina. Quindi il mancato interrogatorio della donna in questa seconda fase ha reso nullo il decreto di giudizio immediato emesso dal GIP su richiesta della Procura. Il problema dal punto di vista tecnico è stato sollevato dall'avvocato Cristian Cristiano, che difende Tiziana Mirabelli. Il pubblico ministero Maria Luigia D'Andrea si è opposta all'annullamento, ma la Corte ha naturalmente deciso invece in questa direzione, anche perché è meglio sanare adesso una circostanza di questo tipo dal punto di vista tecnico che ritrovarsela poi, magari dopo una o due sentenze di condanna in Cassazione, come un rilievo di legittimità. Quindi, questa vicenda si è sviluppata oggi in Corte d'Assise. C'erano le figlie di Gioffrè, Giovanna e Francesca, che sono parte civile, sono pronte a costituirsi parte civile con l'avvocato Francesco Gelsomino, e che hanno ripetuto a noi di Gazzetta, le abbiamo sentite, che chiedono giustizia, che hanno fiducia nella giustizia, ma che il loro padre è stato ucciso con 41 coltellate, la responsabile deve essere condannata. Queste le parole testuali. Il caso si chiude così, gli atti tornano indietro, la Procura dovrà adesso chiudere di nuovo le indagini, notificare l'avviso di chiusura, poi interrogare l'indagata, come dire, chiedere il rinvio a giudizio, si tornerà indietro. Ci vorranno altri 2 o 3 mesi per rifare tutto questo procedimento. A te la linea, direttore. Allora, abbiamo spiegato, chiarito che cosa è successo, tutti i passaggi centrali legati a questo fatto che stamattina è venuto alla luce, poco prima dell'inizio della nostra edizione del giornale. Adesso la nostra Rosalba Baldino ci racconta l'emozione che si è respirata ieri a Catanzaro per il saluto del procuratore della distrettuale antimafia Nicola Gratteri, che dopo 7 anni lascia la DDA della città capoluogo di regione per trasferirsi a Napoli, nella procura più grande d'Europa. Gratteri emozionato, c'era tanta gente, gli applausi, le lacrime, ma anche la soddisfazione per aver compiuto un lungo percorso con risultati importanti. La nostra Rosa Babbaldino. Un esempio di rigore nell'esercizio dell'attività, l'impronta lasciata a Catanzaro da Nicola Gratteri tra i colleghi magistrati e tra i cittadini calabresi, un legame forte avvertito nella cerimonia di commiato in quella procura che ha guidato per 8 anni. Io ho sempre lavorato col codice in mano e non ho mai guardato in faccia le persone per capire cosa bisognava fare o meno. Non ho avuto problemi, conosco bene i poteri forti, conosco bene la massone deviata, so cosa sono gli sgambetti. Io per tanti anni ho mangiato pane e veleno, so perfettamente da dove cercano, dove hanno cercato, dove cercano, dove cercheranno di dare botte. Io in questi anni ho avuto spalle larghe e nervi d'acciaio. Non ho mai fatto falli di reazione, sono stato provocato tantissime volte in tutti i modi, anche in modo rozzo, scomposto, fatto appositamente pur di farmi perdere la pazienza, non l'ho persa. Molte volte ho sorriso e ho pensato, poveretti. Una serata con autorità civili e militari lascia una Calabria, ha detto, che ora ha più fiducia in se stessa, una terra che conosce bene per averci lavorato per oltre 30 anni. Domani l'insediamento a Napoli. A Catanzaro non è ancora stato designato il nuovo procuratore, ma Gratteri fa sapere che la sua squadra, con a capo Vincenzo Capomolla, sapranno tenere dritta la barra e che il solco è tracciato. Questa era la cerimonia di saluto. Proviamo ad analizzare questo percorso compiuto da Gratteri in 7 anni alla guida della DDA e che è quello che lascia in eredità il procuratore. Questa chiave di lettura l'abbiamo affidata al nostro Martelli. Vediamo. C'è dell'irrituale, di non consueto, secondo alcuni anche qualcosa di non propriamente positivo. Se un procuratore della Repubblica entra nell'ufficio inquirente più importante della Calabria, tra il clamore mediatico,
e va via, saluta, con altrettanto, se non di più, clamore mediatico. Parliamo di Nicola Gratteri, che ufficialmente da oggi siede al comando della Procura della Repubblica di Napoli, l'ufficio inquirente più grande d'Europa, e saluta quello di Catanzaro, dove proprio ieri c'è stato il grande abbraccio popolare dei suoi colleghi, ma anche di tantissimi cittadini che sono rimasti impressionati dall'incedere inquirente di Gratteri in questi 7 lunghissimi anni. Secondo alcuni, secondo lo stesso Gratteri, è stato inaugurato un metodo nuovo in Calabria, è stata aperta una stagione nuova. Secondo altri, invece, alla fine le grandi inchieste e i grandi problemi di questa regione non sono stati risolti. Il punto resta sempre lo stesso: è possibile ed è giusto destinare alla magistratura un ruolo che tutto sommato spetterebbe quasi sempre alla città, alla società civile e alla politica, oppure è ormai diventato improrogabile l'intervento sistematico e sistemico della magistratura per fare pulizia e mettere ordine nella società calabrese? Bene, proprio in questi momenti, in questo momento, il procuratore, ex procuratore della DDA di Catanzaro, Nicola Gratteri, sta raggiungendo la sua nuova sede, quella di Napoli, dicevamo, la più grande procura d'Europa. Stiamo provando a intercettarlo telefonicamente per ascoltare ancora le sue parole legate proprio a quella che... Ecco, ci siamo, l'abbiamo al telefono. Allora, procuratore Gratteri, cosa le mancherà di questa terra, questa che è la sua terra? Mille pensieri del passato, presente, di quello che mi aspetterà a Napoli, gli affetti, le emozioni che ho sentito, che ho ricevuto dalla Calabria. Io sono nato in Calabria e è la prima volta che per motivi di lavoro in modo stabile mi trasferisco in un'altra regione, in un altro distretto. Quindi non so come andrà, però lascio la Calabria con bei ricordi e abbiamo fatto cose belle e importanti tutti assieme. Anche voi stampa che avete dato l'informazione, che avete raccontato è quello che abbiamo fatto in questi anni, è servito non solo ad informare ma soprattutto a trasmettere fiducia, a mettere nella testa della gente che è possibile cambiare, che è possibile un'altra Calabria. Questa è la cosa più bella e più importante che abbiamo fatto tutti assieme, non solo magistrati, forze dell'ordine, dipendenti, impiegati, ma anche voi giornalisti avete fatto un lavoro importante, straordinario, anche coraggioso nel mettere nomi pesanti di indranghetisti di serie A o di potenti sui giornali o raccontandoli in televisione. Questo l'ho apprezzato molto e vi devo dare atto che lavorare in terre difficili, fare giornalismo in terre difficili dove tutti ci conosciamo non è una cosa da niente, non è una passeggiata, non è come fare il giornalista nelle grandi città, nelle grandi metropoli dove è possibile non avere il contatto diretto, quasi fisico, con quelli di cui ci interessiamo. Cosa si porterà dietro? La cosa che le mancherà di più di questa terra? No, manca tutto. Dobbiamo salutarlo adesso, il procuratore, perché sta per entrare proprio nella procura di Napoli. Parliamo ancora di lotta all'andrangheta e lo facciamo con la proposta avanzata da De Masi, quello di sostegno agli imprenditori che si oppongono all'andrangheta e che hanno necessità di essere supportati e sostenuti anche dal punto di vista economico. Questa è stata la proposta. Bene, il Consiglio regionale, la Commissione anti-ndrangheta del Consiglio regionale presieduta dall'esponente della Lega Molinari ha detto sì, quindi ha sposato questa idea. Sentite Molinari.
Nella commissione di 'ndrangheta di ieri all'unanimità abbiamo approvato il progetto di legge suggerito alla Giunta regionale al Consiglio dal dottor De Masi per quanto riguarda l'opportunità di tutelare i denuncianti rispetto a crimini di 'ndrangheta, rispetto a anti-racket, anti-usura, insomma queste condizioni che purtroppo in Calabria spesso si ripetono. Vogliamo dare come Regione Calabria, così come ha già anticipato sia il Presidente Occhiuto che il Presidente Mancuso, una svolta a livello nazionale, perché sappiamo che è una materia che ha molta competenza il Governo nazionale, il Parlamento, però dalla Calabria parte questa vicinanza forte con una norma che ieri abbiamo, su quale ieri abbiamo espresso un parere e che prossimamente andrà alla prima commissione e poi andrà in aula, per dire al nostro Paese la Calabria vuole stare più vicino a chi denuncia questi crimini e soprattutto a chi subisce o chi ha subito racket, usura, estorsione, perché se questo riusciamo a farlo liberiamo la Calabria rispetto alle imprese sane e rispetto alla possibilità di venire in Calabria ad investire con maggiore sicurezza, perché lo Stato c'è. Quella famosa auspicata primavera calabrese che attendiamo da tempo ma che però cominciamo ad intravedere. Parliamo dell'alta velocità, un argomento più volte discusso, ma sembrava tutto fatto, ma c'è un problema. Una tratta individuata di questo lungo percorso ad alta velocità non funziona, nel senso che non garantisce, quindi bisogna riprogettare tutto. Vediamo perché. L'alta velocità, quella vera, arriverà in Calabria? È una domanda che ci si pone sempre più spesso e finora le risposte nel concreto sono state negative. La linea ionica in questo momento è decisamente in ritardo e si è ben lontani da un concetto di alta velocità. Il tracciato sul litorale tirrenico, ovviamente quello esistente, potrebbe invece non essere adeguato per la sua complessità. Con l'idea di portare finalmente la vera alta velocità da Salerno a Reggio Calabria, il governo Draghi aveva pensato allora ad un nuovo progetto da 23 miliardi che prevedeva la realizzazione di un tracciato decisamente nuovo che permettesse anche alla città di Cosenza di essere in posizione baricentrica rispetto ai treni veloci e che potesse permettere collegamenti rapidi fra la costa tirrenica e quella ionica. Il tracciato in questione prevedeva il passaggio da Tarsi a Praia a Mare, che però presenterebbe difficoltà da un punto di vista realizzativo. E questo quanto è emerso da un'interrogazione parlamentare presentata all'ex ministro Paola Di Micheli. Nessuna comunicazione ufficiale però per il momento è arrivata. Ancora non abbiamo nessuna notizia ufficiale. Qualche tempo fa ho fatto un'indagine presso il Ministero delle Infrastrutture attraverso un rapporto epistolare, chiamiamolo così, con delle mail. Sono stato richiamato dal Ministero per avere conferma che la stazione di alta velocità sarà Praia a Mare. Quindi ci sono due problematiche. Una è relativa al collegamento che poi Praia e tutta quanta attualmente ad alta velocità con lo Ionio. Ritengo sia una grande ricchezza perché finalmente si va a colmare un gap tra la fascia tirrenica e quella ionica, soprattutto dando anche sfogo a quelli che possono essere flussi importanti e turistici della Basilicata verso la Calabria. Perdere questi fondi significherebbe perdere una grande occasione per realizzare un collegamento strategico come quello Ionio-Tirreno. Sicuramente tutta la Calabria, perché parliamo delle porte d'ingresso alla Calabria. Quando si entra in un posto e non c'è un bell'ingresso, probabilmente perde tutta la Calabria questa opportunità. E noi non ce lo possiamo permettere perché già abbiamo perso troppo in passato e lotteremo affinché ci sia la soluzione migliore possibile. Per non perdere quello che è nostro, quello che ci promettono, quello che dicono non vi preoccupate che ve lo daremo presto. Beh, adesso però è tutto in discussione, speriamo di no. Il sindaco di Praia non ne sapeva assolutamente nulla, evidentemente a Roma si sta decidendo poi come comunicare quest'altra situazione che andrà a penalizzare la nostra regione. Siamo alla politica, anzi alle amministrative, perché spira già il vento elettorale. Da una parte ci sono le europee, poi ci sono le amministrative e tra i comuni interessati c'è sicuramente un comune importante della Calabria, Corigliano Rossano. I partiti scendono in campo, propongono il loro progetto di amministrazione, tracciano un bilancio dell'esperienza che si concluderà tra poco e promettono ai cittadini nuove opportunità. Il centrodestra scende in campo, una convention, e Fratelli d'Italia analizza il percorso compiuto dall'amministrazione Stasi e lancia la sua offensiva. Anna Franchino.
Cominciato a soffiare forte il vento elettorale a Corigliano Rossano, visto che le amministrative sono alle porte, per come dopo in queste circostanze i partiti cominciano a macinare manifestazioni, incontri e dibattiti. Le forze più attive, almeno fino a questo momento, sono quelle che appartengono all'area del centrodestra e tra queste ci sono i quadri di Fratelli d'Italia, esponenti nazionali, regionali e locali. La primavera uscita pubblica ha fatto registrare una folta presenza di cittadini evidentemente interessati ad ascoltare le proposte del partito di Giorgia Meloni. Sul tavolo della discussione un elenco lungo e articolato di argomenti che attengono alla vita politico-amministrativa della città, dalla sanità alla gestione del territorio, dalla sicurezza ai temi economici. Nel mirino del partito di centrodestra la gestione, definita fallimentare, del sindaco Flavio Stasi, al quale è stato imputato di tutto e di più. Ecco per esempio le parole del senatore Rapani. A questo territorio purtroppo negli ultimi anni è mancata la politica, perché se solo ci fosse stata la politica con la P maiuscola, probabilmente tanti problemi atavici non li avremmo avuti, perché quello che abbiamo fatto in solo un anno ha dato la possibilità nelle infrastrutture, nei trasporti e nella sanità di iniziare a sperare, o meglio di iniziare ad avere ciò che effettivamente questo territorio ha bisogno e per il quale negli ultimi anni è stato sempre mortificato. Anche la Presidente della Commissione Regionale Sanità, Pasqualina Straface, ha puntato l'attenzione su quello che dovrà essere il ruolo del partito nella stagione amministrativa che si aprirà dopo la consultazione elettorale e che dovrà vedere in Fratelli d'Italia il motore trainante del nuovo corso. Adesso tocca alla coalizione di centrodestra aprire un tavolo di confronto per riuscire di individuare un candidato a sindaco che sappia guidare quei processi di cambiamento, di innovazione, di una terza città della Calabria che ha una sua dimensione politica, economica e sociale che merita di avere un certo, diciamo, una certa considerazione. Certo, i partiti si preparano, ma ci sono anche le formazioni che sono impegnate a definire i loro organismi interni e tra questi c'è Italia Viva. Abbiamo in collegamento con noi la segretaria regionale appena eletta, Nunzia Paese. Allora, si comincia da qui, diciamo che questo è il primo passo per posizionare al meglio Italia Viva e dare la possibilità di radicarsi in tutto il territorio calabrese. Una bella responsabilità si è assunta, vero? Sì, l'impegno insomma è un impegno importante. Abbiamo appena finito questa fase congressuale anche in Calabria, che è insomma un positivo percorso, devo dire, di democrazia interna, che ha visto la partecipazione di tantissimi iscritti che si sono recati insomma alle urne per legittimare intanto il nostro leader Matteo Renzi insomma e poi in Calabria per eleggere me. Quindi io colgo l'occasione per salutare e ringraziare tutti gli iscritti, chi mi ha preceduto, Ernesto Magorni, in questo ruolo per tanti anni, e i nuovi coordinatori eletti e anche chi si è messo in gioco e non ce l'ha fatta. Beh, insomma, al di là adesso delle polemiche, sono cose che appartengono alla fase pre-congressuale, adesso bisogna lavorare, rimboccarsi le maniche. Ci restituisce un'istantanea del partito? C'è unità adesso, all'indomani della sua designazione? Io vedo il futuro di Italia Viva unitario in Calabria e deciso insomma a portare avanti quelle che sono le proposte, le tante proposte e progetti che abbiamo già in cantiere. Noi dalla Calabria daremo sicuramente un contributo importante tutti uniti alla creazione di questo grande centro riformista sotto la guida del nostro leader Matteo Renzi, che saluto. Che possa contrastare quindi i sovranisti e i populisti sia di destra e di sinistra e quindi un forte progetto politico per la Calabria, inclusivo, forte, che possa risolvere i problemi della quotidianità dei cittadini calabresi e guardare soprattutto al futuro dei nostri giovani che ne hanno veramente bisogno. Quindi un'inversione di rotta con una politica che sia riformista, che sia insomma frutto di elaborazione di proposte e di progetti. Questo io vedo nel futuro della,
della nostra formazione politica anche da queste latitudini. Grazie, buon lavoro a lei. Saluto in studio con me il professor Nando Veraldi della Pegaso, l'università più accorsata delle telematiche presenti sul territorio nazionale. Parliamo di un evento che vedrà impegnata la Pegaso nella giornata di domani a Cosenza, segno evidente che la sede che opera in questo territorio ha come dire, intercettato attenzioni e apprezzamenti a livello nazionale. Si tenta un'operazione interessante, sinergica con magari l'Università della Calabria, che è quello di, come dire, di porsi alla testa di un percorso che mira alla crescita attraverso le nuove tecnologie. Sì, intanto grazie direttore per la vostra ospitalità. Mentre seguivo, consentimi, i servizi come tuo ospite, in effetti, insomma, mi convinco sempre di più che bisogna costruire un sistema educativo importante, no, per lo sviluppo delle competenze, soprattutto nella nostra regione. I due concetti che come dire, vorrei comunicare ai telespettatori sono due. Il primo, come dicevi tu, Unipegaso è intanto la prima università in Italia, la seconda in Europa, quindi ha una leadership sul digitale importante, straordinaria, ed è in continua crescita. E il ruolo fondamentale che il nuovo rettore, che saluto e domani sarà con noi e concluderà il convegno, sui dottorati di ricerca, il professore Pierpaolo Limone, sta iniziando a costruire un processo che individua nella terza missione, che in effetti, caro direttore, il sistema universitario avrebbe dovuto fare già 20 anni fa, di raccordo con il sistema imprenditoriale. Questo, secondo me, è un dato incontrovertibile su cui lavorare. Il secondo, anche perché dobbiamo far nascere questa domanda di innovazione, che in generale in Italia non c'è, questo è importante. L'altro obiettivo, e che secondo me si dovrà porre il decisore politico, è quello di costruire un'alleanza tra il pubblico e il privato. Questo perché un'alleanza che abbia come obiettivo comune, come orizzonte comune, quello di formare talenti in modo tale che i nostri giovani rimangano in Calabria, chiaramente siamo in Calabria e parliamo della Calabria, sia per innestarli nel mondo della pubblica amministrazione e nel sistema delle piccole e medie imprese. Sono due obiettivi a cui noi lavoreremo, chiaramente nel rispetto assoluto dei partner istituzionali presenti sul territorio. L'appuntamento domani si comincia alle 9:30 nella sede della Banca di Credito Cooperativa Mediocratica, che ringraziamo per l'ospitalità. E si andrà avanti per tutta la mattinata. Sì. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. E adesso, a proposito di università, a proposito di eccellenze, di capacità di intercettare il nuovo che avanza. Rosalba Baldino ci racconta di Carmine Dodaro, che è stato insignito di un premio molto importante legato all'intelligenza artificiale. Sentiamo. Risolvere problemi complessi in settori chiave come la sanità e l'applicazione pratica dell'intelligenza artificiale, come ci spiega Carmine Dodaro, giovane professore associato del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Unical, vincitore del prestigioso premio Marco Somalvico, le cui ricerche sono diventate buone pratiche a Genova. Per esempio, uno dei lavori che abbiamo svolto è stato quello di pianificare le attività relative alla ripartizione delle sale operatorie all'interno di un ospedale, con conseguente poi gestione anche del ricovero, quindi dei letti, del personale diciamo da distribuire per la cura dei pazienti, pianificare le sedute di chemioterapia. Quindi noi abbiamo lavorato per minimizzare i tempi di attesa delle persone. Il futuro, insomma, sarà sempre più caratterizzato dall'intelligenza artificiale, attorno alla quale ci sono dubbi e timori, ma il ricercatore precisa. Io penso all'intelligenza artificiale come a qualcosa che affiancherà l'uomo sempre di più
e in particolare che aiuterà l'uomo a sviluppare appieno le proprie potenzialità. L'Università della Calabria, va sottolineato, è l'unica università del Sud ad ottenere il riconoscimento. In questo ambito sta lavorando e gradualmente scala le classifiche della leadership proprio sull'intelligenza artificiale. Sicuramente siamo il primo ateneo in Italia ad aver attivato un corso di studi specifico in artificial intelligence, che proprio ieri è stato riconosciuto da Repubblica come uno dei più innovativi. E quindi sì, noi ci stiamo ritagliando questo ruolo grazie anche al sacrificio e al lavoro di tutte le persone che sono coinvolte nei vari dipartimenti. Bene, queste erano le parole del professore. Intelligenza artificiale, bisogna ormai cimentarsi con questa nuova visione del mondo. È tutto per questa edizione del giornale, adesso vi lascio con l'appuntamento Diritti Negati, la piattaforma messaggistica a vostra disposizione, i numeri di telefono anche, i nostri esperti risponderanno a tutte le vostre domande. Grazie, il giornale torna più tardi, buon proseguimento. Guarda qual è. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. In serata, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Le borse europee proseguono in calo con il focus sulla politica monetaria e sull'agenda macro. A Milano il FTSE MIB cede lo 0,9%, il FTSE 100 di Londra e l'IBEX 35 di Madrid meno 0,7%, il CAC 40 di Parigi meno 0,5% e il DAX di Francoforte meno 0,2%. Gli investitori monitorano le indicazioni provenienti dalla Banca Centrale Americana, tra cui le parole del presidente della Fed di New York, secondo il quale i tassi di interesse dovranno rimanere a livelli restrittivi per qualche tempo per riportare l'inflazione all'obiettivo della Banca Centrale. Attese in giornata anche le parole del presidente Powell. Sullo sfondo continuano a pesare le gravi tensioni in Medio Oriente dopo le nuove dichiarazioni dell'Iran contro Israele, a seguito della recente esplosione in un ospedale di Gaza. Occhi nel pomeriggio sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione USA, la fiducia commerciale Fed Philadelphia di ottobre e leading Index di settembre. Sul Forex l'euro-dollaro oscilla a 1,054, mentre il cambio tra biglietto verde e yen ridiscende a 149,8. Cala ancora il petrolio con il Brent meno 1,8% a $89,9, il WTI meno 1,7% a $85,8. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund flette a 206 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,99%. Tornando a Piazza Affari, bene ricordati più 2%, Moncler più 1,2% ed ERG più 1,1%. Arretrano invece soprattutto Stellantis meno 3,2%, Leonardo meno 2,9%, Tenaris meno 2,5% e Saipem meno 2,2%. Grazie e al prossimo aggiornamento.